Allora ragazzi, sono KBGOKU e oggi siamo su FIFA 13 perché mi avevate chiesto di fare un video sulla demo. Io sono tornato ieri sera e allora ho detto vabbè, oggi vi faccio. Cos'è sta roba? No, cosa ho fatto? Cos'è? Vabbè. Oh, qua però. Mamma mia, la potenza tua, Robinho. Veramente epica. Grande! 1000 punti! Grande 250. Sbaglio. Grande. Grande. Qua faccio punti a manna, eh. Ma, beh, tutto sommato. Oh, Robinho, sei forte. No, ho fatto la cacchiata. Vabbè, facciamo gli ultimi. Sbam! Pam! Grande, grande così. Ne sa un sacco. Piglia anche questo. Sbam! E qua i punti aumentano, ragazzi miei. I punti aumentano. Non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo a spostarmi, però. Risultato buono, eh. Risultato buono, eh. Vabbè, basta, giochiamo. Nel frattempo mi sono arrivate un sacco di richieste di amicizia in questi giorni, mentre non c'ero. Alcune le ho accettate, quando non avevo più amici ovviamente non mi sono neanche arrivate, perché ti dice prima, non avevo abbastanza amici. Questa partita è Milan-Juve, per chi non l'avesse capito, forse è già uscito ma non l'ho detto. Però molti invece mi hanno scritto, ti prego cancella un amico per aggiungermi. Oddio! Mamma mia, ho rischiato. E non lo so se ci avete mai ragionato su questa cosa. Io l'ho già detta in parecchi video miei diversi. E l'ho già detta a tutti. E ragazzi, questa cosa non ha senso. Voi provate a ragionarci. Secondo voi, io cancello un amico, cioè una persona a cui tengo, almeno in linea di massima, perché gli inattivi li cancello. Come ho sempre detto, gli inattivi già li cancello da solo, senza che voi me lo diciate e sottolineate il fatto che devo cancellare gli inattivi, perché già lo faccio. Oh, diesel, qua ho rischiato. E io dovrei cancellare una persona a cui tengo, un mio amico, per aggiungere voi, che per ora non vi conosco. Poi non metto in dubbio che potete essere la persona più simpatica e gentile del mondo, però io non vi conosco, quindi no, non cancello un mio amico per aggiungervi. Perché è un mio amico, se no non sarebbe un mio amico. Cioè, questa cosa è elementare, non è che dovrei spiegarvela. Io già cancello gli inattivi, li cancello sempre e aggiungo tutti. Non ho mai detto a uno no, non ti aggiungo. Quindi non mi chiedete di cancellare i miei amici per aggiungervi, perché ci sono persone con cui gioco da anni e che ci gioco sempre. O se magari anche loro stanno inattivi per un mese, me lo dicono e non li cancello perché sono miei amici con cui giocherò sempre. E ci faccio sempre le partite. Persone che ormai conosco e non le cancello. Quindi non cancello un amico per aggiungervi. Cioè, non è cattiveria. È solo che io quelle persone ci tengo. Che tiro ha fatto? Quindi, chiusa questa parente. Oh, oh, oh! Ma mi ha ucciso! Ma io non lo so, vabbè. Dai, Kevin. Sì, ma ragazzi, in sto gioco sono lenti, eh. Cioè. Oh, esci, esci babbiati, esci. No, dai, cos'è sto stop? Montolivo. Ah, non era Montolivo, era quel negraccio di chi? Boh, non so chi è che era. Ma non è Rovigno questo. Ma che Marchi. Ah, io sono di là, infatti dicevo boh. Marchisio. Oddio. È lui! Ah, era Emanuelson allora! Era sua la colpa! Dalla Pato! Eccolo qua, Pato. Saltalo. Sì, benissimo, guarda, una velocità tutta sua, Pato. Dai, dalla qua, dalla là subito di prima. Ma bellissimo, guarda, veramente, veramente stupendo, Emanuelson, mi stai veramente stupendo, ogni tocco che fai è una perla di saggezza. Ah, mitico. Guarda, ah! Quello è Kevin. Io lo so che quello è Kevin Prince. Op! No! Ah, ah, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, non ci sono arrivato!
per un pelo, vabbè, dai, va bene, va bene, va bene. Prima o poi la schianto, schianto la biglia nel sacco nero dell'immondizia che ormai non è più nero ma è trasparente per permettere agli operatori di controllare più velocemente in caso di infrazioni. E voi direte, che cacchio stai dicendo, Goku? Cioè, ma è quello che hanno scritto qui sotto da me sul portone. Da oggi il sacco nero diventerà trasparente. Di da. Mamma mia. Che menoso. Oh! Oh! Ecco, lo sapevo io che la pigliavo. Anche perché adesso vi spiego. Io ho fatto una cosa simpatica, ovvero ho messo difficoltà intermedio quando non ho mai giocato a FIFA 12. Cioè, in generale non gioco ai FIFA. Ho giocato a FIFA 9 un po', a FIFA 11 un pochino perché me l'ha regalato Jacopo e ci ho giocato. Ma Pato, fai schifo ai morti. I morti si vergognano di te. E quindi non so giocare a FIFA e ho messo difficoltà intermedio e allora le sto prendendo perché è ovvio che succede così, succede sempre così quando uno è pirla e si chiama Kabigoku. Mamma mia, Biati, mi hai salvato la vita. Ma non so se l'hai deviata. E allora no, non mi hai salvato niente. Sei solo scemo che ti sei buttato come una prugna secca sulla palla. Oddio! Alexander Pato! Oh, mamma mia, Robinho! Sbam! Crosso stupendo, devo dire. Guarda, la piantata sulla testa. No, Emanuelson. Lo sapevo. Palla Emanuelson, palla persa. Cioè, è la definizione migliore di Emanuelson. È palla persa. Kevin Prince! Che cacchio fai, Kevin Prince? Dovevi scannare proprio la botta da Sabonja. Oh! Mi devi cambiare il giocatore. Per tutti i maledetti. Gli alberi santi. Dove sono? Ah! L'erba! L'erba fro. Orca. Vai, vai. Oh, vai via, Robinho. Minchia, subito. Sei partito, ho visto che hai fatto uno di quegli scatti. Guarda, eri già diretto verso la porta, cioè a 1 all'ora cammini laterale a Pato in contropiede. Cammini, mentre io corro. Ma sei stupido, Robinho. No, no. Ecco, la stavo per fare, la stavo per fare e anche grossa. Dai, Pato, svegliati un po'. Guarda che Kevin Prince ne sa un sacco. Cioè, corre più Kevin Prince che Pato e quell'altro. Siete due idioti. Meritate la fucilazione a muro secca proprio. Vieni qua. Dammi sta palla. Dammi sta biglia. Va bene. Bravo, Pato. Sei un fenomeno. Veramente il giocatore più forte della storia, Pato. Almeno in FIFA non lo sei. Poi magari chi lo sa che non lo diventi. A meno che non ti fai male come al solito dopo 3 secondi che giochi. Boh, Pato in campo, inciampa sui gradini morto. Mi sa che è finita la partita. No, Capabigoku le ha prese, povero me. Vabbè, ragazzi, il gioco è anche abbastanza interessante. Però non è finita la partita. Quindi questo è un fail. Fail di KB, fail di KB. Ma perché? Vedi, allora non sono io che. Vabbè, io faccio i fail e va bene. Però questo gioco mi dà fastidio. Perché devi mettere le animazioni in mezzo? Cosa vuoi che me ne freghi? Mi fai giocare e basta. No, deve mettere l'animazione che non me ne frega assolutamente niente. Non me ne frega niente del fatto che fai l'animazione in cui vede il giocatore per far perdere tempo. Poi il gioco diventa lungo come la morte. Vabbè, basta, stavolta è finita veramente. Io, come al solito, spero che vi sia piaciuto. E bei voti, grande. Sì, Pato 6, ma per favore. E ci vedremo con i prossimi video. Bella, ragazzi!